Si sono concluse queste 3 giornate e sono state giornate di intenso confronto. È stato utile quanto ci è stato riportato dai tecnici professionisti del CNR, ma anche dell'UNESCO attraverso i loro progetti, le loro indagini che ad oggi non avevamo e quindi i dati che ci hanno consegnato sono importanti per poter pianificare al meglio nel prossimo futuro le nostre scelte politiche. Progetti che sicuramente nel futuro dovranno trovare consistenza proprio anche con il confronto con gli scienziati. Scienza e tecnologia sicuramente devono essere di supporto a questi cambiamenti climatici che sono sempre più frequenti, con una rapidità molto più intensa rispetto agli anni precedenti. È la conferma che una politica ambientale non può essere fatta dentro ai confini amministrativi e deve trovare la forza e la capacità di trovare uomini e donne di qualsiasi settore che sappiano confrontarsi. Spero che questo sia il primo evento che diventi un happening, un'opportunità che anche nei prossimi anni si possa ripetere, allargando e coinvolgendo anche altri enti e amministrazioni.